Torna anche quest'anno l'antichissima Fiera delle Grazie, in programma dal 12 al 16 agosto nel borgo mantovano di Grazie di Curtatone. Protagonista assoluto il 44esimo incontro nazionale dei Madonnari, con circa 150 artisti provenienti da tutto il mondo che tra la notte del 14 e il tramonto del Ferragosto daranno vita a vere e proprie opere d'arte sul sagrato del santuario. Un insieme unico di arte e tradizione, gastronomia, intrattenimento, natura e devozione. Questo fa dell'antichissima Fiera delle Grazie un elemento fondamentale della cultura mantovana, tanto da aver ottenuto quest'anno il patrocinio di Mantova, capitale della cultura 2016. Allora, quotidianamente a partire dal 13 avremo due momenti nella tarda mattinata e nel tardo pomeriggio, in cui davanti al Foro Boario promuoveremo gli artisti e gli autori locali. Poi nelle serate, ogni sera avremo un evento specifico. La sera dell'inaugurazione avremo la messa di gloria di Pietro Mascagni, diretta dal maestro Daniele Anselmi. Il 13 avremo il concerto dei Gospel Soul. Il 14 accompagneremo gli artisti madonnari con una musica sempre diretta dal nostro maestro Daniele Anselmi. Il 15 c'è l'evento di punta, la Notte d'Oro, questo evento celebrativo di Mantova capitale della cultura. Il 16 Luca Bonaffini in concerto ci presenterà l'Italia al tempo del vinile, quindi uno spettacolo all'insegna del cantautorato del 70, 80, 90 e che terminerà poi con i soliti fuochi, lo spettacolo piromusicale. Certamente, perché credo che quando si sia un riconoscimento come quello della capitale italiana della cultura si deve dimostrare di essere all'altezza di questo premio ricevuto, e quindi si deve intendere la cultura a 360 gradi, quindi non solamente un bel patrimonio artistico-culturale, non solamente delle belle manifestazioni, delle belle mostre, ma bisogna intendere cultura con tutto quello che è la storia del nostro territorio, e la Fiera delle Grazie penso che faccia parte a pieno titolo della storia del nostro territorio. Non esiste un mantovano, credo, che non conosca la Fiera delle Grazie, che unisce storia, cultura, tradizione, spiritualità, ma anche gastronomia e attività produttive. Penso che questa sia un'occasione per iniziare una collaborazione con questa importante istituzione mantovana, e spero, mi auguro, ma sono certo che continuerà anche nel tempo. Quello che vedo proprio come obiettivo, anche molto forte e molto importante, è questo legame fra la tradizione di questa immagine così, diciamo, diffuso nella storia dell'arte. Una delle immagini più importanti di tutta la storia d'arte europea. Dall'altra parte siamo nella Mantova, capitale culturale dell'Italia, quindi legato al futuro, almeno all'arte contemporanea. Quindi aspetto dagli artisti che arrivano, che ci portano le loro idee nuove, creative. Le novità sono la nuova area espositiva dedicata agli espositori, partita IVA, quindi con artigiani, commercianti, tutti quelli che vogliono esporre i propri prodotti. Abbiamo anche ridimensionato e rivisto l'area dedicata al mercato, abbiamo riaperto l'area al mercato via Pozzarello, che è la via centrale delle Grazie, richiesta molto dagli operatori commercianti, e questo speriamo che implementi il numero dei visitatori. Abbiamo anche 30 creativi, sempre li abbiamo messi in via Francesca, saranno posti in via Francesca. Abbiamo il Made in Italy mantenuto, anche perché con il cibo avremo delle piccole novità anche in via Made in Italy, con prodotti degli agricoltori.